una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, podcast. Cerbero, podcast. Marramichi, risce i debe, dei urla rana, rana, rana. Cerbero, podcast. Dubbi vuole estinguersi, tre teste per un cerbero. Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno Universo. Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! In questa nuova trasmissione, non si deraglia. Ragazzi, dove siete? Come dai? Maestro, ci salvi lei. Volevo stare un po' con voi, ma mi avete lasciato qua. E adesso chissà come farò. Siamo soli. Oh. Abbandonato anche una telecamera per la cronana. Cronana. Marco Chitano è la nostra salvezza. Marco Chitano, 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 Chitano.
Tasse responsabilità, te prego. Ragazzi, invece voi non ci crederete, ma qui abbiamo solamente belle notizie. Abbiamo solamente belle notizie, ma voi pensavate che il Cerbero Podcast poteva fare dei passi indietro? Qua invece non si fa nessun passo indietro, non si fa, guardate un po'. Il 4K! Il 4K! Ma è questo? Facciamo vedere. Siamo. Leggi. Ma è questo il 4K? E c'è scritto lì sotto, lo potete vedere. Il mio stipendio, ovviamente, intendo. Che è aumentato. Basta. Ma su che canale è stata caricata? Che ha caricato sto video? Ci hanno riaperto il canale YouTube. Ci hanno riaperto il canale YouTube, no, mi sa quello di Marco, no? Sbaglio? Sì, sul mio. Guardate la fluidità del 4K, ragazzi. Quindi, Davide... Non si sa se ha il Covid, nessuno può saperlo. Davide, per ora si sa, è stato rinchiuso, è stato rimasto intrappolato nel 4K. Questi sono i rischi. Tu, Simone, come ti senti invece? Com'è che stai? Volevate il 4K? Ma ho il Covid. In realtà mi sento bene. Come ho detto ieri, ho un leggero intontimento che non capisco se è proprio mia naturale predisposizione, che mi sto solo suggestionando dal fatto che ho letto positivo. Perché per tutto il resto non ho alcun sintomo. Magari un leggero mal di testa, però cioè, non lo so. Io mi riandrò a tamponare, penso, dopo sta live, anche perché non lo so, vorrei una prova del 9, perché se ci fosse una congruenza con quello che c'è scritto e come mi sento, sarei il primo a dire, vabbè, cioè, c'ho il Covid. Però cioè, un foglio mi ha detto che ho il Covid, ma io mi sento bene. Quindi vorrei almeno farmi un altro tampone, non lo so, vorrei una conferma. Beh, ci sta, perché esce sbagliato. Così. No, Marco, eh? Com'è che funziona? Tipo, se gli esce che sta bene, poi se ne fa bisogna farne un altro, perché uno con i falsi positivi, falso negativo, magari gli ha dato un falso positivo. Magari se fosse che non stato un falso positivo, ma sì. Poi la gente rosica quando dico così, la gente rosica, no, devi sta male, o io sto bene, sto pieno di energie, non è che sto tipo come stavano Gianluca e l'altri, cioè, sto bene, scusate se c'è il dubbio. Ma poi io pure, stavo bene, Simo, alla fine. Cioè. Ma stavi tutto... Stava bene, Chitano, per gobbo de no, Notre Dame stava Chitano, tutto un criccato, piegato. Che cazzo c'entra? Mi sono fatto male alla schiena, è diverso, è il colpo della strega, non c'è male. Cazzo. Io sto non bene. Non è Covid. Stavi tutto con l'ossa bene tirate. Con il colpo della strega, che c'entra? Siete dei rosiconi. Rosicone, ma io magari ce l'ho veramente. Tentami, cazzo. Ma no, sei sintomatico, cioè, succede. Succedono anche i falsi positivi. Cioè, come succedono gli asintomatici. Poi magari so positivo, ma mi sale un febbrone che proprio non ci capisco più niente. Io sto sempre sull'attenti, se no non è. Però no, ma può essere che ti ha preso leggera. Un sacco di persone gli pia leggera il Covid. Ma sì, noto sta stizza nelle persone quando dico che non sto male. Ma vaffanculo. Cioè, invece di essere felici. Come trollano a me con il mic di Davide. Raga, io ho il mio mic che funziona perfettamente. Potrei bypassare questa cosa così. Anzi, Simone andrebbe fiero di me se io riuscissi a fare una cosa tipo in Dolby Digital. Ma che è successo? Ah, tipo il presidente del mondo, l'universo. Bello questo. Aspetta, vado a prendere una sigaretta. Ah no, ce l'ho qua. Non c'ho l'accendino, però. Sei alzato tutti i mic, Giallù, no? Hai fatti i danni. Ci prenderemo Roma! Arriveremo! Diretti! Su Twitch Italia, dopo il Bosca! Al nostro ritorno, tutti quanti capiranno che l'unico canale che va seguito è il Cerbero! Simone se n'è andato, la situazione è diventata questa in un secondo. No, comunque stiamo in una situazione complicata.
Simulazione complicata perché evidentemente non c'è dato. Aspetta, Simo, perché se sente in casino rientrano i microfoni, abbassa, già lui ha alzato troppo, che fatto? No, adesso tu si deve abbassare il microfono! Aspetta, no Marco, aspetta, non è che ti abbasso pure il tuo, tu quale sei Marco? Aspetta, c'è scritto. No, no, non lasciali così, che tanto vi lascio spazio. No, no. Lasci così, così. Stati, bravo. Sì, così. Eccoci. Allora. No, no, sto più a mio agio, sai che mi ci trovo. Sì, infatti il chat scrive Pov manca Marra. E sì, fa ride come cosa. Però vabbè, ragazzi, dovete capire che è una situazione che ci si è palesata all'improvviso. Cioè Davide ha avuto un problema improvviso e quindi per natura straordinaria ora stiamo senza di lui. Però io vorrei essere lì e poter vedere i link che dico io, perché vorrei allora, commentare Simone, delle cose, ma non ho il potere. Simone, visto che non hai il potere, ti farò la cortesia di aprirti uno dei link che sono stati mandati e che ovviamente ho qui davanti a me, e penso che ragazzi, grazie, un link che aprirà un sacco di dinamiche interessanti. Mixio, quali dei tre? Questo? No, vabbè, vediamo, ecco, ci siamo. Let's go, my friend. Stiamo dicendo, ragazzi, ovviamente i link che abbiamo qui sono di un'importanza stratosferica, infatti non vedo l'ora di parlarne con Simone. Io partirei da questo, Apocalisse Zeb 89. Quello che proprio non me ne frega un cazzo. Esatto. Allora, poi c'è da pensare un'altra cosa, no? Minuto, Erito. È tornato Kitano. Eccomi. Ma la cosa curiosa, sapete qual è? Della cosa più curiosa in assoluto? Che io odio il Mac, non so usare il Mac e che vado in pappina con gli Zoom. Quindi questa cosa sarà molto interessante. No. Simone, com'è non te ne frega niente di questo video? Lo sai che mi è stato segnalato come un gran bel video questo qua, che ancora non ho visto però, Questo che? Perché in generale so che The Zeb ormai non me ne frega più un cazzo. Poi se è un bel video, dai. Ma un po' di legge OS, diamogli una possibilità, dai, vediamo se è figo. Audio dovrebbe essere ok. Okay. Grande Galella. Alistair, bellissimi video che hai fatto sulle femministe, sugli incel, sulle Karen. Ma farei mai un nuovo video su Zeb? Dai, ti prego, Alistair, l'ultimo video su Zeb e poi basta. Ti ho pure donato 20 centesimi su Buy Me a Coffee. Ah, ok. Salame. Sì, che è la solita pappa di video. Appena fanno. Tieni, è fin troppo buono. Dunque, dov'è che eravamo rimasti? Ah sì, live su Twitch. Che te lo ricordi che uno di questi video l'avevamo pure visto? L'avevamo visto qua al Cerbero, ci aveva fatto sbragare. Era sempre un video fatto da lui su Zeb. Sì. Ma che vorrei andati, capire mo che è successo, capito? Che ne ha dovuto fanare. Questo video sembra del presente, però sai una cosa, Simo? Meno male. Non me ne frega un cazzo. Allora, io commenterei... Cioè, solo una cosa che mi interessa. Che... Come il cazzo io si leva questo porco odio di Zoom? Ferito a mal... Ma come è fatta Zoom? Non lo so, io zoom da solo. Devi quando prendo sto mouse. Al centro comunque, Titti. Di nuovo? Top. Bravo, sei avvezzo adesso. Sì, sì. Io partirei con la bomba allora, ragazzi. Dov'è? Ma chi è? Con i nudi. No! Santo Dio. No, devi aprire Safari, quello tutto a destra, busto. No? No, la destra, scusami, sinistra. La mia destra. No. La bussola. Regà. Ci sarà un motivo per la quale io non prendo mai il perché mouse. Eri zoomato. No? Aspetta, ma vengo... Ah, ragazzi, io il Mac lo brucerei vivo. Questo qua oggi è il mio peggior incubo. No, ci siamo, sì. Sperando di blastare qualcuno, perché sto video è molto interessante, sto video qua. Il peggio degli influencer sulla guerra. Questo è quello del Zagato, so grevi. Sì, sì. Allora, si sa che mo ovviamente tutto. I'm so sorry. Si sa che mo che è iniziata la guerra, vabbè, a parte che era un argomento di tendenza qualche settimana fa.
e un sacco di persone si sono sentite in dovere di dover sproloquiare sulla guerra, inserirla, no? Tipo chi diceva io stavo alla sfilata, sto a Međugorje, sto alle Maldive, ma penso comunque alla guerra. Quindi immagino che questo sia un video, un compendio che raccolga tutte le depensate più assolute di vari influencer sulla guerra di quest'ultimo periodo. E quindi penso sia interessante. Allora, avevamo pure parlato che quanto è facile a volte fa i buoni, no? Mettersi sul carro dei vincitori, però qualcuno potrebbe fare qualche figura di merda, no? Immaginate se io adesso mi metto alle mie spalle Cam Kiev di Paspam, inizia a dire tutte quante cazzatine. Beh, diciamo, lo troverei di pessimo gusto, ma... Lasciam perdere. Vediamo che hanno detto. That I was not your mother. If I was your mother, you would have been so loved, held in the arms of joyous light. I cannot believe I was born too late, in a different place, when I would have loved you so. What the f***? Ok ragazzi, come state? Spero tutto bene. Sicuramente tutti sapete quello che sta succedendo. Simo, è due dubbi. Ma che sei tornato? No, che cazzo è questo? Che ne so? Non lo so. Un plagiatore. No, io pensavo che fosse Chuiner. Una compilation. È un tizio che parla. Ok. Chuiner. Diamogli una chance. Porco Dio, lo zoom. Anche chi vive sotto una roccia penso che ne sia al corrente. Nell'ultimo periodo alcune persone mi hanno chiesto di fare un video sull'argomento e devo dire che vi ringrazio per la stima che avete di me, ma onestamente non sarei in grado, non avrei le competenze. Quindi oltre al fare un video indignato alla Erfaina in cui mi chiedo com'è possibile che nel 2022 succedano queste cose, o all'improvvisarmi un esperto di geopolitica come hanno fatto alcuni influencer e youtuber per poi non azzeccare nemmeno mezza previsione, cosa che in realtà è stata anche abbastanza divertente, non avrei avuto molto da dire. Anche perché in questo periodo se non si leggono i giornali non si è informati, ma se si leggono si è informati male, viste tutte le fake news che sono state diffuse in questi giorni. Ecco perché in questo video mi limiterò a fare qualcosa che è di mia competenza e, modestia a parte, mi ritengo anche piuttosto bravo, e quella cosa è prendere per il culo le persone. Ovviamente, bravo. Scherzo, non prenderemo in giro nessuno, andremo a fare una critica non offensiva alle opinioni di altre persone, in particolare in questo caso di alcuni influencer. E ovviamente... Ma è curioso questo canale, Simone, è tipo un YouTube fa cagare che si fonde tipo a cubi infinito, sembra una cosa strana. Ci sta. Vero? Ci sta, mi fa piacere vedere ancora queste cose con il gameplay di gente che zompa, vola e intanto parla del mondo del web, cioè mi sta dando delle giuste vibe nostalgiche. Poi qua insomma si preannuncia qualcosa di molto carino, sbuciardation a influencer, da lì inizio però sembrava internazionale. Vediamo. Parlare direttamente di quello che sta succedendo non vuol dire fregarsene, anzi, se c'è qualche ucraino che sta guardando questo video o qualcuno che ha amici o conoscenti che si trovano lì, sappiate che vi sono vicino. Beh, non troppo vicino perché non vorrei che Putin sbagliasse mira e colpisse anche me, ma seriamente, davvero, spero che voi e i vostri cari stiate tutti bene. E lo stesso discorso vale anche per i russi. E a proposito, volevo spendere due parole per parlare di come sono stati trattati in questo periodo i russi, che... Io avrei detto che invece volevo che il missile mi colpisse. Ho una domanda che non vuole offendere nessuno, no? Ma per essere simpatici, e in questo caso essere simpatici in un video che deve anche avere dei tempi, è importante il dialetto? Conta veramente tanto. Per funzionare su YouTube? Secondo te, secondo voi? La voglia, secondo me sì, cioè si è notato neppure nel corso degli anni, no? ogni volta reciccia fuori sta frase della lobby romano-milanese, però per me è vero. Cioè che se sei di Roma o di Milano c'è più possibilità perché è un dialetto che è famoso, in quel senso. È più comprensibile, più fruibile, più la gente c'è più abituata a vederlo anche nel mondo dello spettacolo, no? Uno che parla in romano o comunque che c'ha una calata romana piuttosto di uno che c'ha una calata umbra, ad esempio, no? Cioè, sì, è molto più difficile. Magari pure napoletano c'è in TV, cioè, tanto. Un Paolo Bonolis, se le fa uscire costantemente delle frasi in romano e non succede niente, no? Ma se un conduttore si facesse uscire delle frasi in lucano, o magari in molisano, non sarebbe la stessa cosa, no? Come non lo è stato mai. Domando per curiosità.
Ma sto ragazzo che dialetto parla, dall'accento qualcuno riesce a comprendere? Io con i dialetti non sono molto bravo, non riesco a captarli. Mia piccola curiosità, andiamo avanti. È veramente disgustoso. Gli hanno tolto quasi ogni social, compreso il sito giallo nero, Netflix, TikTok. Non vogliono gli atleti alle competizioni internazionali. Stanno cambiando i nomi dei drink e molto altro. Cioè, già hanno Putin come presidente, già che è stato eletto in modi abbastanza particolari, già sono in una guerra che molti di loro nemmeno volevano, e tra l'altro mandando a combattere anche dei diciottenni che hanno appena iniziato la leva obbligatoria e non hanno nemmeno la preparazione adatta. Se poi, oltre a tutto questo, gli togliamo anche la possibilità di farsi una sega in santa pace, mi sembra un po' esagerata come cosa. Ma magari lo è, Marco. Vuole far modesto. Detto, non ci capisco un cazzo, dico solo che gli sono vicini. Vabbè, ma magari no, modestia, dai. È facile, mo sono tutti svegli a dire: ah, Putin ha sbagliato, si è anche eletto da solo, ha ucciso della gente. Però all'epoca, prima di sta guerra, nessuno si permetteva di dire sta cosa. Per chi lo diceva, diceva: dicono, sono un complottista. In chat ti dicono Bergamo o Brescia. Bergamo o Brescia, guarda, Bergamo o Brescia. No, non insultatelo perché è bergamasco, dai. Non si sente. Vabbè, non è difficilmente fa ridere, semplicemente. Direi di passare all'argomento di oggi. In questo periodo tantissimi influencer sono riusciti a dare il peggio di loro stessi. Mi viene il dubbio che ci sia stato un summit europeo o internazionale in questo caso, in cui si sono ritrovati tutti quanti per trovare dei modi per rendere questa guerra un qualcosa che riguardi anche loro e dei modi per usarla a loro vantaggio. Il primo video che oggi, Una ragazza che ha scritto una poesia a Putin per fermare la guerra, e non saprei come descriverla se non che è esattamente la ragazza che si trova in tutte le serie TV per adolescenti, che cerca di fermare il personaggio cattivo dicendogli di guardarlo negli occhi, che non è in sé, e tutto il resto. Ah, classica bionda stavo dicendo, della classica ragazza magari un po' sgallinata. L'hai evocata? Quella degli horror che stava citando il tizio, no? Ovviamente. La classica californiana periodica. Sì. Dear President Vladimir Putin, I'm so sorry that I was not your mother. If I was your mother, you would have been so loved, held in the arms of joyous light. If I was your mother, the world would have been warm, so much laughter and joy, and nothing would harm. Le strade di Stalingrado, lei sarebbe stata una madre amorevole, lo immagino. Sì, ma questa qua è la classica poesia che uno scrive sul cuore e che mette sui social solamente per dare un aiuto, Simone, mica per essere percepito in una determinata maniera. Ma si vedeva che questa ragazza voleva offrire proprio il suo corpo, proprio, capito? Proprio molecola per molecola. È chiaro. Non lo sta facendo per apparire come la salvatrice della patria, come una persona buonissima. Ha voluto scrivere questa poesia un po' stupida, secondo me, però. Questa qua è una poesia che secondo me potenzialmente può salvare il mondo, guarda, se proprio dobbiamo essere sinceri. Si è potuto impedire una guerra, o anche immaginare che tutto questo sia successo solo perché il nostro amico Vladimir aveva un brutto rapporto con la madre. Sospetto che questa ragazza abbia preso il meme Daddy Issue un po' troppo sul serio. I can't imagine the stain, the soul-stealing pain that the little boy you must have seen and believed, and the formulation of thought quickly taught that you lived in a cruel, unjust world. Is this why you now decide? Un attimo, pausa. In realtà questa è una cosa con la quale sono in perfetto disaccordo, cioè voler giustificare le azioni terribili di una persona con ma ha avuto una brutta infanzia non significa niente, perché chiunque può aver avuto una brutta o una bella infanzia, ma non credo che vada poi troppo ad inficiare su uno che diventa un killer o comunque in questo caso un despota. Cioè, ridurlo a tua madre ti ha trattato male, per me è un po' una cazzata. Non è obbligatorio. Ed è sminuente per chi ha avuto veramente un'infanzia difficile, ma non è diventato un criminale. Cioè. Ma poi fa ridere il mood che assume questa, no? Tipo tra salvatrice e tipo mammina psicologa, no? Tipo ti faccio io da mammina. Che poi sarebbe come dire che per non diventare un criminale basta avere una madre che ti vuole bene, se allora stiamo messi bene. The world was cold, I'd have died to make you warm.
Onestamente non so se sia colpa di sua madre se sta succedendo tutto questo, cioè sicuramente è un'opzione. Magari non è andata giù a Vladimir quella volta che sua madre non l'ha fatto stare sveglio fino a tardi e ora vuole sfogarsi invadendo l'Ucraina, o forse ci sono delle ragioni strategiche e geopolitiche che hanno radici molto più antiche di quanto potremmo pensare, ma sono entrambi delle ipotesi più che valide e così, su due piedi, non mi sentirei di escludere né una né l'altra. Perhaps you would hold dear human life and on this night, instead of Mother Russia, you would call me. And I would set your mind quite free with the love that a mother can give. I can't imagine how it feels in the heart, but I know if I was your mother, I would be a start. A volte non capisco com'è possibile che le persone si mettano a pubblicare volontariamente cose del genere senza sentirsi in imbarazzo. E in questo caso non è nemmeno un video improvvisato, ma è una poesia che si è messa a scrivere, a registrare, per poi pubblicarla senza rendersi conto di quanto sia ridicola. La cosa no, infatti io qua mi interrogo, no? Cioè io mi interrogo su quello che viene pensato prima di mettere sto video. Cioè tipo questa qua che si è messa lì e dice mo io scrivo sta poesia, dico ste cose, la pubblico, ma pensa che impatto che do, no? Che mi rivolgo a Putin in questa maniera tipo, nessuno si arrabbierà mai con una mamma tipo, capito? Cioè ma farò una bella figura, no? Cioè la buttiamo sull'empatia, sulla psicologia, capito? Sì, avrà pensato mo mi chiameranno in televisione, mi chiamerà il presidente Biden per fare una conferenza, no? Chissà che si è immaginata. Lo adotto. Ma come si fa a non capire che a fare una cosa del genere se possono fare solo figure di merda? Come si fa a non capirlo? Cioè, ma avevi proprio un minimo di sale in zucca. Poi posso capire sconosciuti, no? Che magari persone che non stanno nell'ambiente, non sanno come funziona, non hanno esperienza, ci provano. Riuscirei a giustificarli proprio in qualche maniera minima, minima se mi dimenticassi che servirebbe solamente un po' di logica e di cervello, ma questa qua penso che sia una che ci lavori sul web, no? Se no non sarebbe finita in questo video, non avrebbe fatto questo scandalo. Quindi a me qua mi cascano le braccia. Secondo me è una di quelle classiche, magari no, non lo so, ha intuito, te posso dire, una di quelle classiche guru alle quali viene detto sempre sì, che tutto quello che dicono è geniale, brava, sei l'apoteosi della bontà, e quindi ormai hanno un ego così gigantesco che non si cringiano a fare ste cose, anzi pensavano di fare la cosa del secolo. Sì, stessa cosa sulla retorica dell'uomo che è cattivo perché ha avuto una madre cattiva, che si è sentito e risentito, è un classico poi. Cioè, sei sicuro che dici io sarei stata una brava madre, e vuoi fa la bella figura, perché comunque con una madre magari in tarabbi che vuole fare del bene, la solita roba. Ma che me stanno a dire in chat sti stronzi, oh? Cioè? Ho letto Simone, guarda, mo l'apro. Che è successo? Che è successo? Leggimi Marco, che stanno a dire, leggi qualche commento di contesto. Sì, ma niente di grave, che t'hanno scritto? Non vedo niente. Cioè. No, che tipo ho letto Simone arriva in ritardo per... Mi stanno a pià per culo. Ma pure ho letto qualcosa contro il sottoscritto. No, io ho letto pure mi piace però... sto Cerbero, quindi poco male alla fine. Poi molti dicono... No, ma qua la regola, è che non si deraglia proprio. Al costo di... Qua no, il Cerbero c'è, non si deraglia. Stai rovinando qualsiasi la cosa, Covid, viaggi insieme, non si deraglia. Simone è inculato dai poteri forti. Attento dietro di te. Vogliono tutti bene, Simone, ma nessuno ti sta di niente. Vero. No, ma io volevo scherzare, cioè avete capito male, cioè non mi ero offeso veramente, cioè volevo Simone, leggere non ti offende, guarda, ti stanno a scrivere Dudubi, ti vogliamo bene, stanno a scrivere grande Dudubi, Dudubi non hanno puzza, Dudubi di come stai. Non è vero, me lo sono inventato io. Simone 100%, no. Che è uno dei messaggi più fondamentali che si possono ricevere. Per quanto riguarda la live, io ripeto, siamo stati avvertiti all'ultimo, c'è stato un imprevisto. Giustificatissimo, basta, cioè è questo quello che è successo, e quindi io c'ho il Covid, Gianluca non sa usare il Mac, stiamo in difficoltà palesemente, non cagate il cazzo. Pure saltata una telecamera, il caricabatterie si è rotto, non si è capito perché, quindi è una situazione un po' critica. Oh sabatata sitata posata sa tutta sa. Allora Simone, dimmi che mood vorresti. Vorrei un mood speranzoso. Oh, oh male. Oh, so in the rain alone.
Non è accordata bene, però. Scusate un attimo. Sentivo il Texas proprio. È accordata? Però Simo, come tratti ste chitarre è incredibile. Ci pensi lei? Johnny Cash. I'm singing the rhymes in the song. I'm bringing claim to the wrong, but we're in that. Sample queen that I'm dying. So Rainshine was soon, there ain't a running again. I was a sooner in summer as a rain, the wrong was. Basta, il nuovo Elvis sta a dire in chat. Billiseo e Johnny Cash pure. Io mi dovrei imparare a suonare la chitarra, Simo. Sai che è? Mi sento in mano con qualcosa che padroneggio, ma che non conosco, capito? È un po' come la prima volta che ho trombato. È per questo che la prendi al contrario. Magari in mancino. Beh, è successa la stessa cosa, figurati, eh. Quindi è proprio una cosa. È un segnale, diciamo. Pure le donne all'inizio tu le prendevi al contrario, no? Poi hai capito. Ha preso a testa in giù la mia donna. Come ha fatto? Perfetto, come se niente fosse. Nonostante lei sia talmente sicura di sé e delle sue capacità di crescere un bambino, in realtà non ha nemmeno figli, quindi per quanto ne sappiamo, se un giorno dovesse diventare madre, potrebbe anche crescere il nuovo Hitler. E per come si comporta non ne sarei troppo sorpreso. Magari non il nuovo Adolf Hitler, ma sicuramente un po' di terapia non gli farà male a quel povero Cristo. Comunque, come si può immaginare in questi casi, non è stato molto apprezzato questo video, a parte le quasi 100.000 persone che hanno messo like e un po' mi preoccupano, magari hanno pensato che fosse un video ironico e in quel caso sarebbe riuscito alla perfezione. Ma a parte questo l'hanno retweetato quasi 130.000 volte e quasi sempre non per farle complimenti. Dovrebbero mettere questo video a ripetizione su degli speaker in tutta l'Ucraina. I russi tornerebbero a casa correndo e Putin si toglierebbe la vita. Sì, sono decisamente d'accordo, o magari potrebbe essere che Putin le chiederà di adottarlo, sempre che non sia troppo tardi. Il prossimo post che vedremo è un'offerta molto interessante. Se rientrate tra i fortunati che possono usufruirne, vi consiglierei di usarla immediatamente. Per cercare di aiutare le persone in Ucraina durante l'invasione, fare uno sconto del 50% sul mio OnlyFans per tutte le persone in Ucraina. Beh, sono abbastanza convinto che questo tuo contributo avrà aiutato molto il popolo ucraino. Qua è il next level proprio, sconti su OnlyFans per chi sta in Ucraina. Cioè uno dice, sai, oh, mi sta arrivando un missile in testa, magari sai, sto un po' in difficoltà, c'ho un problemino, manco c'ho gratis un pensiero in testa. Però OnlyFans a metà prezzo, sai. Manco gratis poi, a metà prezzo. Cioè, metà prezzo. Ha calcolato, ci potrei guadagnare di più. Che schifo. Qua la classica realtà, mentalità dell'uomo, dell'essere umano, cioè come posso spremere di più questa situazione. Poi ovviamente quelli che fanno sto ragionamento e lo attuano in questo modo non hanno la minima proprio coscienza, penso, civile e sociale. Dici che è l'uomo, non è il sistema, è più l'uomo. E chi l'ha creato il sistema? Vabbè, Gesù bambino. Cioè è stato creato su questo aspetto, penso, dell'uomo. Il capitalismo. Ma più che altro sono stati pure una marea di esempi sbagliati, secondo me, sul web in generale. Perché io vedo proprio, come posso dire, la tranquillità che hanno molti quando si sentono che stanno in un territorio che è una comfort zone e poi fanno, capito, dei scivoloni pazzeschi. Come per esempio quando ci stanno tematiche sensibili, no? Te ne accorgi quando ci sta quello che dici, sai, magari sarà pure dispiaciuto, no? Se potrebbe fare i cazzi suoi, invece no, ci deve fare video, ci deve fare la storia, ci deve fare il post. Tu la capti quell'egoismo, no? Cioè, lo capti tra le parole, però poi se vai di qualcosa sei stronzo te. Quando fanno sti strafalcioni, io francamente godo come un riccio. Perché lì sì, è proprio, capito, uno è proprio evidente, un po' mercato. Ma è evidente per noi, non per tutti, ahimè. Lo so, però la parola tua, quando uno magari fa un'operazione confettata, far post su Instagram, no ragazzi, non è che puoi subito puntare il dito, no? Poi, se te lo ripeto, diventi te il pezzo di merda malfidato. Quindi quando cambiano queste cose sono contento. Sì, sono d'accordo. Stai a dire, Simon?
No, che la contro, diciamo, argomentazione stupida, secondo me, è che è il libero mercato, lei è libera di fare quello che vuole, se vuole fare lo sconto all'Ucraina lo facesse. Però persone così, proprio, secondo me, non ragionano sulle implicazioni, su ciò che vuol dire, sul cattivo gusto, essenzialmente. Però diciamo che lei non ha fatto nulla di illegale, no? Cioè, uno potrebbe dire questo. Cioè, che cosa ha fatto? Lei può Nulla, farlo, che è però. illegale né legale, Massimo potrà essere visto di cattivo gusto, insomma. Sì. Un po' deprecato. Ma che c'entra la Cina Sicuramente, dei per tutti Mao? quei In falliti effetti, che chi dà stanno meglio tornando la Cina soldi dei o Mao? vestiti, sapere che posso iscrivermi al tuo OnlyFans a metà prezzo credo che potrebbe consolarmi anche se fosse appena esplosa una centrale nucleare a 10 metri da casa mia. Ok, i prossimi video che vedremo vengono praticamente tutti da TikTok, quindi preparatevi al peggio. Oh. Io questi volevo vedere. No. E piange. Ok, questo mi sembra un metodo È abbastanza. bellissimo qua, qua si vede proprio, allora qua si vede la sofferenza per la guerra, devo essere onesto. Cioè, voi guardate bene questo frame, no? Cioè, voi adesso mi dovete proprio se non la captate, guarda. Guarda, riuscite proprio a vedere il frame dove lei soffre. Artista. Guarda, qua sta per soffrire. Ecco. Qua si è aperta. Qua sta pensando a tutti i like che riceverà se sta Sì, commuove. sto a pensare. Qua si è Performance. aperta, Questa è arte contemporanea, ragazzi. Io posso solo che fai complimenti, guarda. Non è per Vabbè, niente da pessimo gusto. ha salvato l'Ucraina con questo TikTok. Performance. Ok, questo mi sembra un metodo abbastanza originale per usare questa situazione al meglio per fare un po' di like facili. Solo questo TikTok ha fatto 13 milioni di visualizzazioni. Mi sa che è il momento che anche io imparo a truccarmi e far finta di piangere invece di continuare a fare video qui su YouTube. E so che ci sarà qualcuno che starà pensando, tu Inia, sei Grazie sempre a pensare male, Tonchino! solo perché ha fatto un video sulla guerra. Non so Grazie, grazie grazie per il Tonchino. supporto, ragazzi. Non si raglia! Non si deraglia! Supportateci! E qua vede, veramente stava andando verso i Boscar, regà, proprio feriti, ma non si molla un cazzo qua. Ci vogliono Non far si molla deragliare in un cazzo. qualsiasi modo, anche con la guerra batteriologica. Voi Ma non noi non sapete che stiamo deraglieremo, i Boscar schivando si faranno! Si faranno! Ci tutto. proveranno in Cascasse il tutti i mondo. modi. Anche con le tute Proveremo Hazmat. qualsiasi modo per fare i Boscar, ragazzi. Qualsiasi modo. Proprio qualsiasi modo, a costo Basta Dario di Moccia, fa full regia basta! col telefono, eh? È Dario Moccia o Mario Doccia che ci stanno a fare tutti questi attacchi, tutti questi bastoni in mezze rote. Mario Doccia. Basta! Mario Doccia se sta a rivelare una vera spina nel fianco, posso dire, io l'ho sottovalutata come persona, eh? Mario Doccia, veramente, peccato che è arrivato tardi perché sennò poteva vincere pure il premio come miglior villain, secondo me, eh? Eh sì. Sì. Personaggio nuovo. Approfittando. Ok, beh, diciamo che più che un video sono due, o tre, o quattro, o cinque, o sei, e stavolta anche con i bambini perché giustamente fanno un po' più pena ed è più probabile che anche i boomer si mettano a condividerli. Che poi, sempre guardando il profilo di questa tizia, ho notato che ha fatto la stessa cosa anche con la Palestina, tra l'altro sempre gli stessi identici video, semplicemente cambiando la bandiera. Ogni volta che scoppia una nuova guerra mi immagino questa ragazza come Ciccio Gamer quando è tutto felice perché può fare un sacco di nuovi contenuti. È la cosa migliore che almeno ha fatto pure con l'altra guerra. Cioè, su Ciccio c'è ma chiunque praticamente, proprio. Chiunque. Non segue la moda almeno. Lei sta tipo vedendo qualcosa nell'orizzonte che la sta puntando a distanza, lei, no? Tipo nel cielo. Un laser. Donna Ma che mia, la era? Ma salverai. perché? Ma che è? Ma che se te trasforma in gatta, che fa? Madonna mia. Ma perché? Cioè, non ho capito il senso. E penso Perché è che. Warrior? Come cazzo si chiama qua cantante? Perché è Come rendono Warrior? nella. Perché appare scritto Warrior? Guarda. Io non capisco. Warriors. Mamma Io mia. Katy mi Perry, voglio, Katy mi voglio Perry salverà l'Ucraina. immedesimare. Mi voglio immedesimare nei panni di un russo che ovviamente è contro la guerra, no? Che se vede tutti questi post contro e ormai anche lui inglobato nelle decisioni del suo despota pazzo. Cioè,
Cioè, no, dico, io non c'entro un cazzo, mi stanno a fare tutti sti TikTok cringe dove mettono la bandiera della mia nazione, no, voi fate schifo, sono meglio gli ucraini. No, è la guerra che fa schifo, sono i giochi di potere, le dinamiche per le quali è iniziato tutto questo conflitto e sono iniziate a morire persone, che è una merda. Noi russi. Scusate, volevo fare sta riflessione, no? Pensando ad un ragazzo russo che vede ste cose, no? Che potrà pensare. Io più che altro, sai una cosa, non seguendo TikTok non so, però la cosa delle bandierine in faccia, ste cose qui, è proprio la cosa che davo più per scontata, secondo me hanno fatto porci e cani, poi non so, perché non ho visto nessuno non seguendo TikTok, però non so, una cosa che a pelle proprio mi do quasi per scontato, purtroppo, devo dire, tolti quelli che lo fanno. Dicono che è una cosa ovvia, speriamo che rimanga ovvia, perché... Non esiste che l'essere umano inizi a discriminare un intero popolo o avere pregiudizi perché hanno una determinata nazione ha partecipato ad una determinata guerra, vero? Non è mai successo. No, non vero? È mai successo. Quindi mai. Sta succedendo. Possiamo anche star sicuri, insomma. Non è, la storia dell'uomo non è mai accaduto. Quindi non è che uno mo si deve allarmare un pochetto. Bisogna star tranquilli, che sono cose che non sono mai accadute. In una scuola stavano a levare Dostoevskij, cioè stavano a discutere se levarlo, quando farlo. Mi sembra un po' folle. Quindi ma qua stava di livelli proprio che devono levare il lavoro. Ok, questo probabilmente è il mio preferito. Sicuramente dopo aver visto questo video Putin si arrenderà. Questa ragazza è veramente troppo forte e coraggiosa. Ok, va bene affrontare dei soldati, ma una ragazza su TikTok che ti dice di arrenderti usando dei filtri e una canzone di Katy Perry, penso che sia davvero troppo anche per lui. Ma che è? Moda contro l'Ucraina, credo. Beh, se la ragazza di prima di TikTok non fosse stata abbastanza efficace, sono sicuro che queste ragazze, vestite come se stessero girando uno spin-off della famiglia Adams con un cartello Stop the War, metteranno fine a questo conflitto una volta per tutte. Onestamente non capisco queste persone, non è obbligatorio farsi vedere, dimostrare di essere dalla parte dei buoni solo per ottenere un po' di consenso e qualche follower in più. Penso che vorremmo tutti che ci fosse la pace, ma mettersi a fare dei video facendo finta di piangere o di essere feriti non porterà a nessun risultato, se non quello di farvi fare qualche milione di views extra. E se davvero si vuole contribuire, si può fare donando qualcosa, anche delle piccole cifre possono fare la differenza, e se non si hanno... Prendessero esempio da Ceduzzo. ...vita economiche, non bisogna farsene una colpa, ma mettersi a fare dei video di questo tipo solo per attirare l'attenzione non aiuta le vittime in nessun modo. O magari in realtà sono io che sbaglio e non capisco l'utilità di queste azioni solo perché mia madre non è questa ragazza. Magari in quel caso avrei capito e ora sarei anch'io su TikTok a fare dei video truccato con i colori della bandiera ucraina a far finta di piangere. Comunque, anche per oggi questo è tutto. Se anche voi volete che si fermi la guerra, mi raccomando scrivetelo in un commento. Putin è uno tra i miei iscritti più fedeli e sono certo che se li leggete... Vabbè, non è male sto ragazzo, però ma aspettavo un po' più di carne al fuoco, sai, Dudu? Sì, ha visto secondo me quelle più virali, cioè quello della madre, cioè i primi due li avevo già visti, quindi non mi hanno sorpreso. Però dai, ci può stare come video, non è il video del secolo, però interessante. Interessante, ma aspettavo pure io qualche... Il video del secolo, invece, è quello che ha messo Gianmarco Zagato, perché la guerra, il Covid, tutti i problemi terreni che abbiamo adesso, non varranno più nulla, verranno messi in secondo piano, perché Gianmarco Zagato ha fatto una cosa che entrerà nella storia. Ha parlato... con un uomo venuto dal 2369. Ma davvero? No, vabbè, io non avevo capito che stavano a vedere qualcosa di simile, ma sta di davvero? Ma sì. La prima volta che ho visto sto frame mi è venuto un dubbio stupidissimo, cioè quale dei due fosse effettivamente l'uomo venuto dal futuro, no, perché non l'avevo riconosciuto, Zagato. Ma nel senso un sintetico? No, diciamo sinistra. Che... Non l'avevo riconosciuto Zagato, ha avuto... Intanto, quello sulla sinistra, Maxi. Magari non potrebbe essere tipo un robot invece di un essere umano, magari? Per quanto futuro. È perfetto, se mi stai dicendo che Gianmarco Zagato è perfetto come un robot, un androide... No, io dico quello a sinistra, Simone, tu sicuramente avrai a specchio. Intanto quello censurato, Guarda, in ogni caso ti rispondo sì. Beh, raga, con quei pantaloni è ovvio che viene dal futuro quello a destra, comunque.
curioso. Ma vediamo, perché vediamo, al tono di voce secondo me possiamo sgamarla sta cosa. E ci sono anche un sacco di cose dal punto di vista comunicativo, perché io questo video l'abbiamo già visto io e Marco sul suo canale. Vabbè, e ci sono un po' di cose subliminali che fanno ridere, prego. Vabbè, Simone, ma io non ho dubbi che ci siano cose dal punto di vista comunicativo molto avanti. In fondo c'è pure il detto, ma che vieni dal futuro? Lui viene dal futuro, quindi insomma. Certo. Sicuramente starà avanti. È brutto che vivremo in questa aspettativa di vita? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti quella. Nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi preparatevi perché ci sarà qualcosa di allucinante. Qualche settimana fa ho ricevuto nei miei DM di Instagram un messaggio. E no, non sto parlando di Ariana Grande, purtroppo. È da parte di una persona che sostiene che tutti vogliamo un messaggio di Ariana Grande, che sarebbe tornato indietro da un futuro lontano. Sì, un viaggiatore del tempo. Onestamente nel corso degli anni mi sono arrivate tante richieste e questa mi ha particolarmente colpito. Mi sono detto, senti, io voglio saperne assolutamente di più, che sia vero, che non sia vero. È comunque una storia talmente tanto curiosa che è meglio se lo facciamo dal vivo. E quindi tra poco arriverà. È passato un po' l'audio, ragazzi, converseremo. Passato. Ragazzi, vi chiedo di provare a mettervi nei miei panni. Io ovviamente non potrò dire è falso, è vero, tutto quanto. Io voglio creare una sorta di sospensione della realtà e provare. Ma fa bene a non dire se è falso o vero, secondo me, perché l'immersione comunque è altissima. C'è. Non si pone neanche la domanda, ha detto. Ci rimarrà il dubbio fino alla fine, ragazzi. I viaggi nel tempo, insomma, sono una curiosità che tutti noi ci abbiamo. Sai, io Simo, per dire, quando cammino per strada mi domando sempre, chissà se questa persona viene dalla mia epoca. Mm-hmm. Una domanda che mi faccio spesso, capito? Sì, io me lo so chiesto quando ho conosciuto Gischianto. No. Come mai? Ad esempio. Perché sembra venuto da un'altra epoca. Cioè, sta io invece me lo sono chiesto quando ho conosciuto Matteo HS. Mm-hmm. Perché è un ragazzo così avanti che sembra venire dal futuro. Ok, facciamo uno switch mentale e provo a pensare che tutto quello che racconterà è vero. Sarà molto interessante vedere quello che succederà. Oh, questo succederà. Thank you for rendering your assistance. I see you're also an adept exorcist. Some of your techniques look quite familiar. Ma questo fa parte del video, Simo. Come mai adesso Zagato sta comunicando con un avatar giapponese? No, penso sia Simp Simulator. Che è diventato un hentai? No. Sì. Vieni da questa parte. Prego, accomodati pure qua. Grazie. Ecco. Piacere. Pure questa prima scena, no? Della tizia che li fa accomodare, no? Sta scena della segretaria che li fa accomodare è palesemente fintissima. Lei è messa lì solo per farle, cioè solo per far vedere, per far vedere al pubblico che c'è una che lavora, capito? Che è tutto un enterprise, che è un'azienda, no? Con i dipendenti. Prego, si sieda. È fake. Già la prima interazione è una delle cose più finte che abbia mai visto su YouTube. Ma io mi chiedevo pure. Non ne so sicuro. Guarda, ho rimesso il frame. Mi sembra una cosa proprio naturale. Peraltro il signore se capisce pure che viene da un'altra epoca. No, ma dico oltretutto, vedi uno che viene da un'altra epoca, l'unica cosa che gli dici, questo viene dal futuro, dal 2300, l'unica cosa che gli dici è prego si accomodi. Guarda, il dettaglio che me lo fa più notare è la collana. Vabbè, uno gli dovrebbe fare, oddio, ma dovrebbe... dal futuro, oddio, dal 2300, come cazzo, ma dimmi tutto, dimmi i numeri, no? I numeri dell'otto, tutte cose così. Però, prego, si sieda. Cioè, poi 400 anni, regà, insomma, manco pochi, cioè, insomma, 400 anni, ma sai che roba. Guarda. Infatti è affascinante, guarda. Doveva venire davvero sopra un drago, doveva venire. Su un'astronave. Camicia bianca. Doveva venire come Star-Lord, doveva venire come minimo. Quando ci sarà lui. Grazie. Sì. È lui? Piacere, Gianmarco. Piacere mio. Piacere. Siediti pure, sono stracontento che facciamo questa cosa. Sai che a un certo punto ho pensato, adesso torna nel futuro, non viene più, non parla più con me. Non potevo mancare. Non potevi mancare? Io ti seguo molto spesso. Davvero? Certo. Tutti. Come no? Guarda, la leggenda narra che nel 2400 ci stanno i video di Antonio Zagato messi sui maxi schermi ancora. Antonio è il pronipote. Questo c'è. Sì. Comunque, cioè, immaginate, cioè un uomo viene dal futuro e la prima cosa che sente più importante di dire è
Io amo Gianmarco Zagato, mo dirà che lo segue tantissimo, cioè uno il dubbio che questa cosa sia preparata e scritta dallo Zagatone stesso se lo fa venire. No, ammazza Simo, ma te lo sto dire, ma perché tu cioè, pensi inizia con una 2004... Zagana. Dai, ma tu te pensi che nel 2400 si ricorderanno del Cerbero? Io questa cosa proprio non ci credo minimamente, però di Gianmarco Zagato sì. Ma lui... Io come minimo vedo magliette con la faccia di Gianmarco Zagato, persone col tatuaggio in petto col viso di Gianmarco Zagato. Cioè è una cosa completamente diversa. Guarda, sentimo che... Linee temporali, fra infinite linee temporali, quindi Einstein, personaggi sì, storici. Sì, sì, lui è tipo Kang. Morti, con tutto Zagato. Tutto l'intrattenimento che si è creato... Zagato. Sì. Con tutto l'intrattenimento che si è creato da qua a 350 anni a questa parte, lui preferisce Gianmarco Zagato. Ma anche 2000 anni fa, da qua fino a Gesù, lui preferisce Zagato. Che spettacolo. Guarda, io risentirei i complimenti fatti. Tanto mo vanno avanti. Non viene più, non parla più con me. Non potevo mancare. Non potevi mancare? Io ti seguo molto spesso. Davvero? Certo. Tutti i tuoi video fanno parte della mia vita. Io non ci credo, però vabbè. Di quest'epoca. Ah, di quest'epoca? Ok. Da che anno arrivi, quindi? 2369. 2369? Sì. Quindi sono tanti anni rispetto alla realtà che abbiamo oggi. E di tua spontanea volontà hai preso... Jenny Chat ha scritto, nel futuro avremo tutti la faccia sfogata. Mi sono tagliato. Allora, intanto... Posso fare una mia piccola osservazione? Secondo me Gianmarco Zagato si sente un po' Cristo, si sente, sai? No! Sì, sì. Secondo me si sente un po' Cristo. Ma che davvero? Sì. Ma che davvero? Pure perché con delle scarpe così io come minimo posso pensare che te metti per camminare sull'acqua. Che io non ci andrei in giro neanche proprio... Ma queste infatti... scarpe secondo me cammina sopra l'acqua. Secondo me sì, cioè sono d'accordo e lui porta proprio non avanti questa cosa. Lui porta avanti questa cosa che lui è bellissimo, è perfetto e tutto quanto, perché non è altro che quello che succede con conduttori e conduttrici americane, tipo Oprah, tipo Ellen DeGeneres, e lui sta chiaramente copiando quel tipo di comunicazione su se stesso. Infatti i commenti non sono nient'altro che quanto lui sia bravo a fare questo format, quanto lui sia un bravo intervistatore, un bravo presentatore. E quest'aura da divinità in terra che avevano pure queste qua tipo Oprah, noto in lui, e non è, e sfocia anche in quello che gli fa dire all'uomo dal futuro, quindi è tutto una zagana secondo me. È la nostra Oprah. Poi io per carità ho sempre detto, infatti sta cosa penso di non averla mai detta online, ma è una cosa che ci ho fatto molto caso, specie in passato quando magari avevo fatto dei contenuti su Zagato stesso. Che lui per D sta molto attento pure ai commenti su YouTube. Io pure mi ricordo commentai in maniera tranquilla, neanche era un'offesa, ovviamente, però commento proprio seccato. Poi sono molti puliti, però non credo faccia la cime del rap, cioè che li approva. Secondo me è più che magari ci sta appresso e cerca di levare i commenti. Vai ai commenti di questo video. Guarda i commenti di questo video. Io ho detto, è una cosa che non ho mai criticato questo. Sono in questa epoca. Ah, ok. Sempre detto, per me sotto i propri canali uno è libero. Adoro come Gianmarco tratti i suoi ospiti, è delicatissimo e rispettoso, cerca di non farli sentire a disagio ed ha un'empatia reale. Questo viene dal futuro! Ti stai superando sempre di più, stai portando... così non lo leggo. Sempre più è scoppiato e ride in faccia, questa serie mi ricorda molto. Vabbè, essenzialmente è questo, e poi è facilissimo controllare i commenti comunque. Cioè, sì. È una cosa che lui, come tu hai detto, ha sempre fatto e penso che si rispecchi anche in tutto ciò. Beh, se vede uno che ci sta appresso, insomma. Grande Zagato, un vero professionista. Che apprezza le... Lui che ha a che fare con gli spiriti. Per anni, eh. Stai scherzando? Lui è il Ghostbuster italiano. Mi ricordi i video del cane pazzo che diceva... Questo, cioè, i fantasmi entro casa e se mette paura nel centro commerciale. Voglio studiare e ho scelto questa data perché state uscendo da un periodo, da un biennio un po' particolare che è nient'altro che l'antefatto di quello che verrà nei prossimi 100 anni. Cioè quello che è successo in questi due ultimi 100 anni di Covid cambierà il corso della storia. Braccio, per 100 anni. Nei prossimi 100 anni, certo.
Questo vi fa capire quanto ancora di più sia una cazzata tipo creepypasta, cioè essenzialmente Zagato si è sempre occupato di creepypasta e questa non è nient'altro che l'ennesima creepypasta, perché userà solo termini vaghi come ci sarà un centennio di guerra, 10 anni di pace, cioè quelle classiche cose che vengono dette tipo negli spiegoni degli anime per dire, cioè per sbolognarsela un po', no? Non è che dicono ci sono stati, non so, 7 anni di questo conflitto, poi 8 mesi di un altro, no? 100 anni di grandi guerre, e susseguiti da 20 anni di rinascimento. È una creepypasta. Come avevi detto l'altra volta, sembra che l'effetto non abbia effetto dopo gli 100 anni, mentre il futuro in effetti è una esatto cosa che dire anche che questi dire che questi ultimi 2 anni di Covid e guerra influenzeranno i prossimi 100 anni è anche logicamente sbagliato, perché anche io che mo accendo quest'accendino e poi lo spengo non è che influenza da qua fino a 2 minuti, influenzerà da qua fino all'eternità, come qualsiasi evento, anche che ne so, la seconda guerra mondiale, non è che ha influenzato da quel momento fino ai prossimi 200 anni, no, influenzerà all'infinito, è proprio così che funziona il tempo, no? Quindi proprio questo tipo di narrazione proprio da riassunto della puntata precedente di Dragon Ball. Vero, vero. Non si sente un cazzo, ragazzi, uno l'ha scritto, ma a cosa vi riferite del video? Il video? Il mio audio, il loro audio, perché a me... No, sembra ok in realtà. Ma che si sente? La storia per 100 anni. Nei prossimi 100 anni, certo. In male, in bene. In male e in bene, nel senso, l'uomo come... Ah. È sempre stato inteso, conosciuto, sia a livello filosofico che economico, non cambierà. Porterà le persone ad aggregarsi in semigruppi sempre più piccoli. Questo significa che i poteri forti, un paio di decenni, prenderanno il sopravvento. Quindi, come i poteri forti! Chiamiamola guerra, chiamiamolo incomprensione tra stati. Cazzo, ma poi in realtà ci sarà un cinquantennio di grande rinascita. Ok, ok, dobbiamo prepararci, quindi cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Costama a dire, bisogna sfregarsi le ginocchia in quel modo, perché già Zagato al confine. Cosa dobbiamo fare? Lui sa tutto detto così. Chiaramente, chiaramente. Per evitare i conflitti dobbiamo tutti masturbarci le rotule. Abbiamo dei clitoridi enormi sulle ginocchia, ma non lo abbiamo ancora capito. Esatto. Lo capiremo l'uomo solo nel 3000. Si evolverà in questo modo l'uomo, se iniziamo adesso a iniziare a strofinarcelo. Che fortuna. Sto video, regà, è imbarazzante. Cioè non ha senso. Non ha senso, ma perché? Ma che cazzo stiamo a guardare? Vedrai, allora, Gianluca, peggiore. Perché ci saranno guerre, hai visto lui? Anche meno, insomma, non però... non ci fossero adesso. No, per la recitazione lui è molto bravo, no? Però secondo me è un po' troppo teatrale, un po' troppo giupiziano. Ed è una cosa che possono fare le persone normalmente nel futuro? Cioè, lo possono fare così tanto liberamente? Allora, c'è una parte di noi che viaggia spesso nel tempo e devo dire, con i miei cosiddetti colleghi non sono tanto in contatto, sì, perché abbiamo deciso di ritagliarci dei decenni differenti uno dall'altro. Quindi tu sei ricco nel futuro? No, non lo so, cioè è una cosa da ricchi viaggiare nel tempo, mi sembra quasi tipo... No, cioè pezzo al culo, sennò ti pare che per mezza piotta scomodavo la macchina del tempo, che all'epoca mia c'avevo ergastolo. Son ballato. Per mezza piotta sono venuto io, ma poi rischiano che me lasciano nel 2022 col Covid. Te immagini? Il rischio c'è. E lui è benestante, la macchina del tempo ti mica a portare di tutti. Insomma, sarà interessante, no? Sarà sicuramente ricchissimo. Lui aprirà a una miriade faglielo di domande. Faglielo di, faglielo di. Che si prende lo yacht per una settimana. In realtà da qua ai prossimi 100 anni si creerà una società nel quale i vari stati già si stanno organizzando per livellare un po' le genti. Quindi non c'è più nessuno povero? Non nel senso che intendete attualmente nel 2022. Ah, no, aspetta, ho una domanda. Nel futuro esistono ancora gli youtuber? Non attraverso questo apparecchio che... Ma allora, no, allora, l'uomo dal futuro stava iniziando a parlare di come l'umanità si organizzerà per risolvere questo problema dell'inequità di ricchezza
e Gianmarco Zagato gli chiede: esisteranno ancora gli youtuber? Cioè, vabbè, stava di che magari stava di che forse nel 2369 quello che è si riuscirà a risolvere il problema del capitalismo che sta distruggendo il mondo, magari con un socialismo futuristico che ancora non comprendiamo. No, peggio, esistono neanche, ancora gli youtuber, neanche ci saranno più i soldi, quindi è qualcosa ancora di più avanti. Dice: non c'è il concetto, una cosa assurda. Non lo potresti capire. Ho una domanda. Allora mi è venuta in mente una cosa. Ma gli youtuber... Marco! Ma tu sei sempre malfidato! Ma io invece ci ho visto un sacco... Guarda che io invece ci ho visto un sacco di spunti in quella sua domanda. Che però secondo me l'ha lanciata un po' in fallo, insomma. No? Dice che è quello, magari non sì, abbiamo capito. Sì. Ma Gianmarco Zagato, non hai capito, ma Gianmarco bene. Zagato la lancia sempre in fallo, però. Non va bene sta cosa. C'ha sempre sto fallo. Fa sempre fallo. No. Ero curioso, non si saprà mai. Dai, che sto solo, Simo, sto solo. No, perché nel futuro noi comunichiamo attraverso la telepatia. Ok. E noi usiamo solo questo. Ok. Non ti voglio spiegare però. E quando sei arrivato, quindi, tu avevi studiato prima l'italiano? Cioè, avevi scelto di venire in Italia? Perché ridi, Simo? Cioè, stanno intraprendendo un discorso serissimo. Zagato sta facendo un'intervista che ha lasciato a bocca aperta tutte le bambine che ha letto prima nei commenti, no? No, diciamo che ho letto la chat. Ah, ok. Ho fatto questo errore. Diciamo che sei scusato. Mi dissocio dalla mia risata. Sei scusato. Non c'ha a che vedere con i francesi, immagino. No. Ho letto dei commenti sui francesi. Ah, un anno? Certo. In 300 anni il mondo proprio strutturalmente cambia tanto, perché in questo periodo sai che c'è tutta la situazione del cambiamento climatico, è una storia, quell'altra, il petrolio che sta per finire. Le nuove forme di energia saranno innovative, rivoluzionarie e quindi sono forme di energia che non sono terrestri. No, so io. Cioè, il fatto che state faccio delle domande, tipo, stai cercando quasi di sviarmi, di non dirmi delle robe perché non me le vuoi dire o perché... E non ne voglio dichiarare perché non vorrei rivelarti troppe cose che magari potrebbero incidere sul tuo equilibrio psicologico. Ma lui ha una responsabilità! Cioè, lui, se dice una parola fuori posto, può modificare il futuro. Oppure qua è tipo Avengers, che sono due universi diversi. Ma infatti la cosa, cioè, nel senso, lui potrebbe condizionare... Cioè, lui sta a condizionare il futuro. Una cazzata, è proprio una cazzata perché... In realtà lui non ha detto che condizionerebbe il futuro, ha detto che farebbe stare male Gianmarco. Cioè, capito? Zagato. Non è tanto il modificare la linea temporale per non fargli appiare male a Zagato. E già il solo fatto che un uomo dal futuro vada in quella trasmissione, a meno che non è un punto fisso nell'universo, no? Come ci piace dire nelle opere di fantascienza. Però anche il solo presentarsi lì e dire tutte queste cose modifica il futuro, se fosse vero, no? Però no, l'importante è non far più male Zagatigno. No, io guarda, questo video per me è un'atrocità, che io ci credo a queste cose. Gianmarco Zagato sta assistendo un criminale. Perché queste cose, guarda, che saranno illegali in futuro queste cose. Questo è un criminale del tempo. Sì, è vero. La federazione... La linea temporale è sacra. Sì, probabilmente creature di una quarta dimensione lo stanno già cercando. Ma vi rendete conto? No, ma infatti sei l'unico che si è fatto delle domande sui rischi serie. Questo poi si lamentano, no, che ci sono cose strane, paranormali, nuove malattie, nuove cose. E poi lasciamo che arrivino persone da un tempo che non ci appartiene. Ma chi li vuole questi? Non sono uguali a noi. Rimanessero a casa loro. No. Arrivano dal 2030. Questa è discriminazione. Ma io gli sparo con un lanciarazzi. No, questa è discriminazione temporale. Dici, esisterà? Secondo me fra qualche anno sì. Dissocio. Vabbè, ma nei policy di Twitch secondo me ancora non è passata la circolare. Nel futuro. Secondo me non c'è ancora una discriminazione verso chi evade. Ma non è al di fuori del tempo, non c'entra niente se non è passata. Però Marco, qua la domanda viene spontanea. Ma tu ritorneresti nel 2022? Cioè non andresti un po' più passato, tipo. Ma boh, che ne so, probabilmente tipo, perché... Dov'è che andresti te? Questo che io, oddio, sai, non lo so. Faccio tipo quella là de Miss Italia che l'aggredirono tutti perché voleva andare alla Seconda Guerra Mondiale, però è un periodo, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, sicuramente orribile, ma che ha cambiato veramente gli anni e che ma non c'è un viaggiatore del tempo, fan del Cerbero, Winston che Churchill fa la stessa lo vorrei cosa. Conoscere. No, ci vuole uno che fa la stessa cosa che ha fatto con Zagato, però con noi, scusa, ce ne sarà uno...
che ha continuato a seguire il... o forse questa è l'ultima live del Cerbero. Guarda, secondo me hanno fatto, ho letto un commento in chat molto interessante di un ragazzo che sta studiando storia e ha detto che ha visto delle similitudini tra Social Boom e Napoleone. Potrebbe essere Social Boom magari in futuro. Stanno anche verso la Russia. Viaggio nel tempo indietro è proprio lui stesso Napoleone. Che potrebbe ne essere tutto spiegato. Potrebbe essere curioso. Allora, facciamo così. Cerchiamo un viaggiatore del tempo che ci sta seguendo e lo invitiamo ufficialmente. Così ci racconta bene, facciamo le domande giuste, no, che secondo me esiste. Ma ha dato un'idea geniale, se c'è possiamo dirgli di venire proprio ora. Cioè nel senso, lui potrebbe su venire Discord. Adesso. Sì. Qui, dal ci futuro. Dofona mo, allora, uomo è? Dal futuro, che lasciamo che sto messaggio live che verrà ricaricata comunque sul canale. Che ci allora, sarà, e poi martedì ci 15 2022 alle 16:12, quindi se entra alle 16:13 in questa stanza non potremmo dire la via. No, ma lo sa dove è la via. Cioè, dal futuro citofoni. Dici lo potrebbe scoprire. Dai, c'è citofoni c'è allo scoccare io... delle 16:13. Perfetto. Dai, va che pure io oggi mi sento bello futuristico, c'ho tutto il genere fluido, sto tutto bello rosa, pure che la bibita. Arriverà? È 13. È 13. Vabbè, io penso che sarebbe puntuale. Sta a cercare civico. Sta niente, cerca ragazzi, civico. Aspetta, ma dai tempo. Ma starò uscito dall'Uber. Sì. Non dà tempo a uno che viene dal futuro. Viene 13, non arriva in ritardo, cazzo. Non si arriva in ritardo. Cioè, il tempo è l'unica cosa che ha. Speravo che... Questo può significare una sola cosa, quindi... che il Cerbero non sopravvivrà abbastanza affinché una persona che sa cos'è e lo segue possa usare una macchina del tempo. E questa è una cosa gravissima. Greve, ma forse perché il canale YouTube non sarà più ripreso, quindi è come se noi non abbiamo mai fatto nessuna live, Simo. Questa è la prova che non lo rivedremo mai. Questa è la prova che il canale YouTube è andato perso per sempre, perché ormai tutte quelle live nessuno saprà mai che sono esistite. Greve. Brutto, eh? Vabbè. Consoliamoci con l'uomo dal... Consoliamoci con questo video. Meno male che c'è Zagato. Avrete questa live, ragazzi, candidata come miglior live del dal 2000 al 2022. 2300. Sì, sì. Al 2400 ci sarà ancora nelle votazioni Twitch. Guarda, fai proprio un favore a tutti quanti, ma c'è il rischio che tu possa cambiare il corso della storia facendo qualche errore? Cioè tu ovviamente arrivando al futuro sai già tutto quanto. Ed è per questo che sto cercando di vivere il più possibile da 6 mesi a questa parte, qui nel 2022, in modo più appartato possibile per non incidere troppo. Però racconti tutto quanto. Ma come? Nel frattempo. Cadetto. Però da Gianmarco Zagato a dire tutte queste cose ci puoi andare. Lei ti è muto. Però cioè, lui qualsiasi cosa fa la fa tutto morigerato che non si fa notare. Però andare da Gianmarco Zagato e dire tutte queste cose evidentemente è ok. C'è per senso. Il continuum. Non c'è alcun senso infatti. Cioè, va in un programma che quanto dice è famosissimo, è conosciuto anche... al di fuori delle linee temporali, anche nel futuro, lo dice pubblicamente. Io senti che ha detto qua, perché non ho capito qua. E dice che lui quando viene nel passato lo fa in maniera estremamente segreta. Aspetta. Non si fa più. 2022 in modo più appartato possibile, per non incidere troppo. Però racconti tutto quanto a una telecamera, nel frattempo. Di base, vero o non vero, è comunque una cosa talmente tanto curiosa che, è unica nel suo genere. Non so se mi ricapiterà mai di parlare con qualcuno del futuro. Ma non sei l'unico, sai. Già Stephen Hawking nel 2008 aveva cercato di organizzare addirittura un party per le persone che venivano dal futuro per testimoniare il fatto che esistiamo, ci siamo. E qualcuno è andato? Ma guarda che infatti io sta cosa la sapevo, infatti questo è uno dei frame del party. Sì. Questo è il party di Stephen Hawking con le persone che sono arrivate dal futuro. Anche invisibile. Come potete vedere ci sono anche i palloncini, c'è cioè un catering futuro, sulla destra che non veniva inquadrato. Però in questo momento diciamo che nell'inquadratura c'è solo lui. Però questo è proprio un frame della festa. Che lo diciamo che comunque qua ci piace fare informazioni. Come stai dicendo, Marco? Da qua a 5.000 anni comunque c'è stava una marea di gente, immagino, da tutte le persone ci sono andate, quindi a una certa non sapevano manco più dove mettere. Però là era un po' prima.
Comunque, a parte scherzi, in fisica teorica, lui comunque è un fisico, è fattibile che potrebbe succedere. Sì, sì. Cioè, ha fatto una prova e in realtà attualmente non si può fare. Però uno che viene dal futuro, vabbè, un minimo. È Steven Hawking, no? Sì. Vabbè, allora, era un po' una goliardata, però secondo me un minimo ci sperava. Per testimoniare il fatto che esistiamo, ci siamo. E qualcuno è andato? E poi in realtà al party non si è presentato nessuno. Allora, Steven Hawking organizza questa festa e tutti i presenti, e sei l'unico, tu e lui. Decidete però di non dire niente a nessuno. Ah, lui c'è andato. Perché ho un po' di difficoltà a capire. Quindi noi abbiamo già adesso, nel 2022, una struttura che ci permette di viaggiare nel tempo? Teoricamente sì. Come funziona un viaggio nel tempo? Cioè, concretamente esiste una macchina dove tu entri? Io non ce la faccio, raga, scusate. Una struttura. Hanno provato in chat, hanno già provato che i viaggi nel tempo anche in futuro saranno impossibili a prescindere. Già lo sanno. Mettiamo un attimo da inizio, perché ho un po' di difficoltà a capire. Quindi noi abbiamo già adesso, nel 2022, una struttura che ci permette di viaggiare nel tempo? Teoricamente sì. Come funziona un viaggio nel tempo? Cioè, concretamente esiste una macchina dove tu entri? Allora, Marte diventerà veramente centrale nella ricerca del sottosuolo, appunto, marziano. Okay. Questa ricerca ci porterà a usufruire di nuove forme di energia, mm-hmm, che ci daranno la possibilità poi di costruire dei macchinari che non solo ci aiuteranno nella vita di pausa, persone, pausa! Questa era una storiella che girava su internet, che si ricordava Marco di aver letto, giusto? Sì, più che una storiella che girava su internet, diciamo che la base di mille teorie complottistiche, ma dei film di fantascienza, si va su un pianeta alieno dove si trova una tecnologia di una società aliena estinta che però viveva migliaia di anni fa. Ma pure sì, Creepypasta, che su Marte in realtà... Mi pare pure Atto di Forza, c'era pure il film su Marte... Cioè, Fascisti su Marte! Fascisti su Marte! Che comunque c'è la cosa di terraformazione per far uscire tutto l'ossigeno, l'avevano già montata lì gli alieni migliaia di anni fa. Vabbè, teorie complottistiche a buttarle proprio, ce ne stanno a migliaia simili. Non una. Verso i famosi buchi neri di viaggiare nello spazio-tempo. Nel mio immaginario è una macchina quella per viaggiare nel tempo, magari non lo è neanche. Guarda, se mi è permesso, io ho portato anche un pezzo per questa intervista. E dai con sto treno, ragazzi, il treno, no, hai perso il treno, ammazza che tempismo, un attimo, subito, Marco, ammazza che delusione, inquadra, ammazza, non ho fatto un tempo a parlare, porca madonna, che cos'è, ma la prossima volta mi sto zitto, cioè, potevo andare avanti care action, no, grazie comunque, ragazzi, so io che non ho visto che stava a finire il treno, so rimasto a piedi, so cose che capitano, scusate. Una roccia estratta. Che festeggiavi perché ha portato un pezzo. E questo è proprio che ha detto. C'è un pezzo? Ha detto ho portato un pezzo dal futuro. Pezzo sì, dal futuro. Ho portato un pezzo. Mi ha dato la collanina. Mi è permesso, io ho portato anche un pezzo per questa intervista. È una roccia. Ah, questa intervista, grazie. Io ho... Questo è proprio l'ABC di quello che saranno i viaggi del futuro. È una roccia dura, traslucida, come vedi. Posso toccarla? E che darà proprio la possibilità di trovare nuove forme di energia. Ed è proprio la base. È quella presa a bancarella sotto casa. Ha preso la bancarella sotto casa, al banco dei pegni. Mi ricorda Adrian Fartate che va in giro con i pezzi di luna. Che almeno... È una cosa reale. Quello sembra un pezzo di roccia vulcanica a vederlo, poi non lo so. A me mi ricorda le collanine che vendeva, ciappa lì, ciappa là. Come era? Magari veniva dal futuro. Ciappa lì, ciappa là, veniva dal futuro. Beh, mazza, stava avanti, ciappa lì, ciappa là. Vendeva certi borselli a 50 euro, io non lo so com'è che faceva. Perché veniva dal futuro, zio. Stava troppo forte. Poi ricordo passava Ostia sul bagnasciuga ogni giorno, chiamava ma tu l'hai mai visto? Come l'hai mai visto arrivare da qualche parte? Ciappa lì, ciappa là, o spawnava da un portale dall'orizzonte, zio, sai? A piedi nudi sulla sabbia, dall'orizzonte. Cioè, pazzesco. Il viaggio nel tempo si fa attraverso l'orizzonte degli eventi, in effetti, quindi. Sì. È un buco nero. Curioso, guarda, non posso raccontare le interazioni perché dovrei fare delle imitazioni. Interstellari. Questo ti è necessario per viaggiare nel tempo? Esattamente. Ma se volessi venire con te?
E abitate su Marte? Ci sono delle colonie, sì. Ci sono delle colonie. E l'uomo va su Marte per necessità, per piacere personale, per... No, anche perché Marte è semideserto. E solo adesso, attraverso le colonie, stiamo cercando di scavare all'interno e capire quelle che sono le possibilità di sfruttare, okay, il ferro, soprattutto, che si trova su Marte. Wow. E tu sei ferro, siamo andati a piano. Sì, mi è capitato, un paio di occasioni ci sono stato, però preferisco il pianeta Terra. Avete avuto incontri? Il metallo meno raro che c'è sulla Terra. Forme di vita? No, non ancora. Non ancora? Non ancora. Ma poi ha chiesto, scusate, ho parlato, se siamo entrati in contatto con gli alieni. Curioso. No, però, siamo riusciti a usare la loro tecnologia a buffo. Ma in realtà... L'hai vinto noi, ma Zagato non so se l'ha capito, perché lui ha detto abbiamo trovato delle cose importanti che ci servono per l'energia, però... Però quello è successo nel 2012 già a New York, sì. Quello già è successo nel 2012. E quando? Cosa? Sono state prese delle armi aliene dopo l'attacco a New York, oh. Quando si era aperto tutto quanto il portale sul cielo, che Iron Man era riuscito a salvarci. Ah, beh, sì, è vero. Poi quando è caduto. Molte armi sono state recuperate. Sì, io ho visto pure uno, si chiamava l'avvoltoio. Ho visto che stava un po', capito, che le mani in pasta. Non vorrei. Però ammazza, è il 2300, ho voglia di armi alieni. Insomma, non è che. Poi non so, magari sono formato male io. Sai che faccio un po' di confusione ogni tanto. Sai che sono cose che sono rimaste un po' segrete. Però per quanto era bisogna stare attenti quando si parla di queste cose, comunque a non fare disinformazione storica, cioè sì, è importante. Sì. Per dire, io l'altro giorno parlavo sempre di questi argomenti qua che a me mi piacciono molto, e per dire che m'ero sbagliato, pensavo che il più grande supereroe della storia, il nostro Signore Gesù, aveva moltiplicato il pane e il vino, invece era il pane e i pesci, il vino l'aveva fatto diventare d'acqua vino, è stata una mia... Quindi chiedo scusa a tutti i cristiani. Non vorrei mai mancare di rispetto, insomma, queste cose sono cose serie. Scusa Gesù. Comunque, il rispetto prima di tutto. Che mi abbia sorpreso in modo positivo è la luce solare. La luce solare? Sì, esatto, la luce. C'è tanta luce. Ma perché non avete il sole? Capite come interpreto io quella parabola? A me piace interpretare quella parabola di Gesù come lui che c'aveva sta forma di pane e sto pesce che ha diviso per tutti. Cioè diceva, ma come faremo mai a mangiare tutti con solo sto pane e solo sto pesce? Lui ha detto, in questo modo, così tutti mangiano. Top socialista, scusate. Divisione, attenzione. No, ma non è vero. Io la interpreto così. Però quelli là come si chiama? No, che cavolo era quel video che mi avevi fatto vedere? Ci diceva che non era socialista. Io di Pregheriù. Pregheriù diceva che era pro libero mercato proprio. Sì, non so sì. Com'è possibile. Però non so, io ho sentito pure racconti di persone che gli vedevano proprio fa così e spuntavano pesci, capito? Ne faceva vedere diventavano due. E diventarono due, capito? Faceva così con la bocca, mi pare. Sì, sì. Magari a star lì, oh. Mamma mia, sai che belle bevute di vino? Sai che coppietta con Ponzio Pilato? Ventennio che ti dicevo belligerante. Cosa ti dicevo prima? Una diminuzione drastica. Quindi non saresti potuto andare un po' più indietro? Ha letto, Simo, c'è stato richiesto di togliere questa parte dall'editing. Era troppo pesante. Guarda che su Marte si incazzano, No, qua un po' permalosi. Il sole non ci sarà più, forse. Credo, almeno lo lasciamo un po' intendere. Poi noi ce lo siamo visto, io me lo sono visto due volte. Io con i marziani ci andrei con i piedi di piombo. I piedi pure di cemento. Hai visto quanto sta incazzato Ciccio Gamer? È marziano. Marziano. Ah, vedi. Piano dirci, ehi, attenzione, c'è la pandemia. Nel momento in cui tu viaggi nel tempo e come osservatore, come faccio io, l'unico compito che ci è dato è osservare e riportare. Fa un attimo pausa. Quando lui ha detto che lui ha il ruolo di osservatore, mi ha fatto proprio venire in mente una cosa ovvia. A Marvel. Se c'è l'osservatore.
A parte questo, se c'è un osservatore italiano, e lui ha il ruolo di osservatore, un altro uomo dal futuro potrebbe benissimo essere, ci spiegherebbe perché è così, il conoscitore, che sono tutti i vari ruoli, no? Lui è l'osservatore, poi c'è il conoscitore. È tutto spiegato, anche il conoscitore fa parte di questa crew. Pazzesco. Ah, è vero, gli osservatori restavano pure in Fringe, che erano, che erano tutti dei pilati. Ah, conoscitore italiano. Italiano. Assurda sta cosa del conoscitore, raga, tutto spiegato. Vabbè, vedi, pure il conoscitore infatti è pelato. È un osservatore. Tutto... Lui è un osservatore, però diciamo è più indirizzato verso i ragazzi della diciassettesima. Tu apri un libro e torni avanti dietro quelle pagine, non, però non puoi cambiare la storia scrivendola. Non posso, mi è proibito. Ma lo stai facendo? Questo è il periodo più brutto che vivremo in questa aspettativa di vita? Assolutamente no. Vaffanculo, Zagato. Un'altra foto con lui così. Aspettativa di vita? Assolutamente no. Beh, io rimarrei più stunnato comunque davanti a paroli simili. Ma Simo, io non posso che ringraziarti per aver trovato questo video. Cioè, io non avrei mai pensato che qualcuno potesse invitare una persona dicendo che viene dal 2300. L'ha trovato Marco sto video, però comunque sì, è qualcosa di spaziale, di futuristico, appunto, che mette ormai in dubbio tutto ciò che conosciamo. No, ma soprattutto... quindi io direi ufficialmente invitato l'uomo dal futuro. Troviamo un modo per averlo al Cerbero. Vero, cazzo. No, ma poi non c'è senso parlare di tutto il resto, geopolitica ormai, cioè questo ci apre a qualunque cosa dal futuro. Mm-hmm. Questa è un'inchiesta, grande Zagato. Ma qua che è sto link? Oh, Rubino scamma Dudubbi che lo chiama in live. No, questo ma è... No, ma è la cosa della felpa, l'abbiamo... Cioè, sbaglio, è inutile, ok, infatti non capivo di chi è. Comunque ragazzi, per chiudere questa live io darei una buona notizia. E Davide ci ha scritto in privato in questo momento, e mi prendo la libertà di leggere che l'account YouTube è salvo. Oi! Ha scritto. Davvero? Non è ancora davvero online, non è ancora completamente online, ma manca una cazzatina. Va sbloccato perché per il fatto della live Apple abbiamo violato le norme di YouTube. Però quando ci tolgono questa violazione che non abbiamo fatto, lo riavremo. Quindi top! Non si deraglia. Non ci deraglia. Dai. Ora ragazzi, che dire, noi ci vediamo questa sera alle ore 21. Dai forte, mi raccomando, non si deraglia. Non ci deraglia. Non si deraglia. A stasera ragazzi. Ciao ragazzuoli, ciao. Non si deraglia. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Che squali, state arrivando. Strano, vabbè, da dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.